Caro Franco, ho finalmente, dirai, letto il tuo romanzo e consegno a questo scritto il mio spassionato giudizio su di esso. Non è un giudizio da critico letterario, giacché, stando al pensiero di Francesco De Santis, secondo cui la critica estetica è pur essa creazione artistica quale è il suo oggetto, me ne manca la capacità, che si arresta a quella di un avveduto ed esperto lettore di romanzi ottocenteschi e novecenteschi, una capacità che mi consente di affermare l'alto livello dell'opera, inteso come grado notevole e attitudinale di essa a destare interesse alla lettura e a trarre da questa un beneficio culturale, una partecipazione emotiva alla rappresentazione dei fatti narrati, un arricchimento conoscitivo di modi di essere e di agire in epoche trascorse, un confronto fra essi e quelli del presente, ma soprattutto la scoperta di figure antropologiche straordinarie nei personaggi rappresentati, consentita dalla completezza e vivezza della loro rappresentazione. Non mi è piaciuto il titolo del romanzo, che prima della lettura può valere come stimolo ad essa, nonostante il tocco cabalistico della proposizione proverbialeggiante, ma a termine della lettura si rivela deludente perché sfugge ad ogni possibilità di un collegamento con l'uno o con l'altra o con l'insieme delle vicende narrate. Ho letto l'opera con ritmi diversi, da prima, per più della metà, centellinando nella scrittura e per il resto con andamento velocizzato dalla curiosità di conoscere l'epilogo delle trame narrative. Il primo modo di lettura mi ha consentito di apprezzare la meticolosità della descrizione delle situazioni e delle persone, nonché dei loro stati d'animo. Meticolosità che però, mentre dà prova di un'eccezionale padronanza del linguaggio da parte dell'autore, ritraduce e si traduce in affaticamento del comune lettore che è portato ad intenderla come inutile e distornante di eccessività, una sorta di bulimia descrittiva, come se il testo non fosse destinato alla lettura, ma alla realizzazione di un film, richiedente una sceneggiatura particolare e precisa. In secondo modo di lettura mi ha posto nella condizione dell'affaticamento, con la tentazione di saltar pagina per conquistare la conclusione in attesa dell'insieme narrativo. Tutto sommato l'opera si legge con grande interesse e questo interesse culturale resiste e sopravanza alla notevole mole del testo, giustificabile in un autore esordiente. L'augurio di coltivare l'evidente e sorprendente talento narrativo, correggendone la tendenza alla inflazione espressiva. Un affettuoso abbraccio. Bologna, 22 marzo 2009. Pellegrino Iannaccone. Caro Franco, ho finalmente, dirai, letto il tuo romanzo e consegno a questo scritto il mio spassionato giudizio su di esso. Non è un giudizio da critico letterario, giacché, stando al pensiero di Francesco De Santis, secondo cui la critica estetica è pur essa creazione artistica quale è il suo oggetto, me ne manca la capacità che si arresta a quella di un avveduto ed esperto lettore di romanzi ottocenteschi e novecenteschi, una capacità che mi consente di affermare l'alto livello dell'opera, inteso come grado notevole e attitudinale di essa a destare interesse alla lettura e a trarre da questa un beneficio culturale, una partecipazione emotiva alla rappresentazione dei fatti narrati, un arricchimento conoscitivo di modi di essere e di agire in epoche trascorse, un confronto fra essi e quelli del presente, ma soprattutto la scoperta di figure antropologiche straordinarie nei personaggi rappresentati, consentita
dalla completezza e vivezza della loro rappresentazione. Non mi è piaciuto il titolo del romanzo, che prima della lettura può valere come stimolo ad essa, nonostante il tocco cabalistico della proposizione proverbialeggiante, ma a termine della lettura si rivela deludente perché sfugge ad ogni possibilità di un collegamento con l'uno o con l'altra o con l'insieme delle vicende narrate. Ho letto l'opera con ritmi diversi, da prima, per più della metà, centellinando nella scrittura, e per il resto con andamento velocizzato dalla curiosità di conoscere l'epilogo delle trame narrative. Il primo modo di lettura mi ha consentito di apprezzare la meticolosità della descrizione delle situazioni e delle persone, nonché dei loro stati d'animo. Meticolosità che però, mentre dà prova di un'eccezionale padronanza del linguaggio da parte dell'autore, ritraduce e si traduce in affaticamento del comune lettore che è portato ad intenderla come inutile e distornante di eccessività, una sorta di bulimia descrittiva, come se il testo non fosse destinato alla lettura ma alla realizzazione di un film richiedente una sceneggiatura particolare e precisa. In secondo modo di lettura mi ha posto nella condizione dell'affaticamento, con la tentazione di saltar pagina per conquistare la conclusione in attesa dell'insieme narrativo. Tutto sommato l'opera si legge con grande interesse e questo interesse culturale resiste e sopravanza alla notevole mole del testo, giustificabile in un autore esordiente. L'augurio di coltivare l'evidente e sorprendente talento narrativo, correggendone la tendenza alla inflazione espressiva. Un affettuoso abbraccio. Bologna, 22 marzo 2009. Pellegrino Iannaccone.